Nuova puntata di Chef in Cucina, ogni giorno una nuova ricetta che potete rifare a casa vostra comodamente grazie ai consigli dei nostri chef. E oggi torna una ricetta del nostro chef Marco Caldora. Tu hai detto una ricetta che potrete rifare a casa, sicuramente l'avrete fatta tantissime volte, però ci tengo particolarmente a rifarla. Anche perché ce l'avevi promesso? Sì, l'avevo promesso ieri, l'altro ieri, non mi ricordo, qualche giorno fa. Ci tengo a rifarla perché sono piatti che vanno attenzionati con tanti piccoli e semplici passaggi, però che fanno la differenza. Sì. Logicamente a mio nella tua filosofia, al nostro giudizio, esatto, nostra filosofia, ecco. Visto che noi comunque abbiamo parlato anche di filosofia dello chef in settimana nel corso delle nostre puntate, beh, ovviamente ogni piatto poi subisce un po' l'interpretazione dello chef. Noi oggi vi proponiamo un grande classico. Sono stata io a chiederlo al nostro chef Marco Caldora perché abbiamo fatto veramente tante ricette insieme, ma questa ricetta, che è un grande classico, non l'avevamo mai fatta e secondo me invece attenzione, stiamo parlando di cosa? Parliamo di uno spaghetto alle vongole, il classico spaghetto alle vongole, ma appunto per la sua semplicità, ma non per la semplicità, perché la semplicità, che cosa è, Jennifer? È un dono del Signore. soprattutto perché si dà per scontato che si buttano spaghetti e ci mangiamo così come esce, invece no, è un piatto che va attenzionato e ha le sue attenzioni, le sue dinamiche, le sue peculiarità, ecco. Le sue attenzioni, i suoi dettagli, e adesso scopriremo quali sono. Okay. Iniziamo. Vabbè, qui abbiamo bisogno semplicemente di vongole, qui in questo caso abbiamo le vongole veraci, perché in questo periodo le nostrane, i lupini o le paparazze non le abbiamo disponibili, abbiamo le veraci. L'importante è che siano spurgate. In caso non sono spurgate, le mettiamo semplicemente in una bacinella molto larga, non stretta, larga, con abbondante acqua e un pizzico di sale. Lo facciamo stare un'oretta. Vedremo queste vongole che cacciano, tirano fuori un becco, sì. Dove magari per disperto, potete vedere, vi sputa pure poi un po' d'acqua, e questo vuol dire che le vongole sono vive e che stanno spurgando. Fatto questo procedimento, abbiamo bisogno semplicemente di un po' d'aglio buono, un po' di prezzemolo fresco, il sale no, l'unico sale che abbiamo bisogno è per la cottura degli spaghetti, e basta, quindi veramente è un olio extravergine di oliva. Aglio rosso di Sulmona, che non può mai mancare, questa volta senza camicia, perché l'andremo a fare. Quindi lo andiamo proprio a tritare, quindi si deve sentire. Non ne usiamo tanto, lasciamo l'anima centrale, quello che spesso togliamo perché si dice che è più forte, che è più... Quindi questa volta lo lasciamo. Ok, io condivido. Eccoci qua. Passaggio in meno, quindi... Eccoci qua. Buttiamo in padella a secco. A secco? Sì. Dai. Buttiamo in padella a secco, lo facciamo tostare, così la padella stessa, una padella buona è viva, quindi sì. Quindi la padella è viva, diamo... Conferiamo l'aroma di aglio rosso anche alla padella. Eccoci qua. Adesso aggiungiamo l'olio. Buttiamo un filo d'olio. Che bel sound, chef. Sì. Ma che profumo, io adoro l'aglio, poi quello rosso di Sulmona, insomma, ma che lo diciamo a fare? Non stressiamo, nemmeno l'olio andiamo a stressare, quando un olio è buono non va stressato, okay. Quindi teniamoci sempre con la fiamma molto molto bassa. Mettiamo le vongole, in questa maniera, aggiungiamo il vino. Che succede qua? Che adesso vedete, non abbiamo nessuna deflagrazione perché comunque abbiamo l'olio basso. A questo punto accendiamo. Okay. Mettiamo il coperchio e facciamo fare alla natura e alla cucina il suo lavoro. Si apriranno le vongole e poi andiamo a lavorare. Un errore che non dovete mai fare: usare prezzemolo vecchio. Il prezzemolo va macinato quasi, va tritato quasi al momento.
però non lo mettiamo in cottura, altrimenti lo andiamo semplicemente a bruciare e a creare una nota di amaro, una nota di... Il prezzemolo, se è fresco, va messo alla fine, perché il prezzemolo a cosa serve? Per dare freschezza, per dare balsamicità, per dare anche un po' una nota, ecco, fresca. Se noi lo andiamo a mettere in cottura, lo andiamo proprio a rovinare completamente, okay. Quindi mettiamolo alla fine. Eccoci qua. Ci siamo. Le vongole si sono aperte. A questo punto togliamo, spegniamo subito il fuoco. Non lasciamo queste vongole cucinare, riscucinare, a fare, a dire. No, appena la valva si apre vanno tolte, sia per le vongole sia per le cozze. Non hanno bisogno di ulteriore cottura, perché quando più le andiamo a cucinare, quando più le andiamo a lasciarle in padella, creeremo semplicemente uno stress al frutto, e quindi andiamo a togliere sapore, sì, poi. E poi la vongola indurerà e mangeremo un buon sugo, però non abbiamo la vongola bella morbida e gustosa. Ecco qua, adesso le dobbiamo togliere dai gusci? Se ci vogliamo giocare, perché no? Sì, possiamo, certo. Tranquillamente accendiamo. Ti serve la pinza? Faccio io. E sgusciamo un pochino. Mazza, che profumo queste vongole. Aggiungiamo, chef, un goccino di acqua di cottura della pasta. Ma te le posso mettere qua le vongole sgusciate? Sì, sì. Ok, altrimenti... Eccoci qua. Noi, nel frattempo, io mi sono cotto già la pasta. L'ho tirata fuori a metà cottura, lo spaghetto. E buttiamo in questo fondo di cottura delle vongole. Ne lascio tre per decorazione? Sì. O di più? Se ti piacciono i dispari vanno bene tre, altrimenti due dispari. O quattro. Dispari. Ok. Perfetto. Eccoci qua. La pasta, spaghetti a metà cottura, li mettiamo nel... Ah, ok, quindi devono continuare a cuocere. Sì. Eccolo il segreto, allora, dov'è? Portiamo avanti in questa maniera, che faranno metà cottura, lo faranno cottura nel bollitore, diciamo, quindi nella pentola, sì, dove andiamo tradizionalmente a lessare la pasta. L'altra metà cottura la andiamo a fare qui, quindi dove c'è tutto il liquido delle vongole, sì, e abbiamo il nostro aglio, abbiamo l'olio. È veramente piatto semplicissimo, dove ci sono tre ingredienti principali. Ecco, per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, stiamo realizzando un grande classico, quindi degli spaghetti con le vongole veraci. Abbiamo tre ingredienti: vongole veraci, spaghetti, olio evo, possiamo dire l'aglio, sì, diciamo aglio. I tre ingredienti principali, sì, sono spaghetti, olio e aglio, poi un po' di prezzemolo e basta. Quindi è veramente piatto semplicissimo. Abbiamo prima fatto aprire le nostre vongole veraci, poi una parte le abbiamo sgusciate, un'altra parte le abbiamo lasciate con i gusci, e adesso il nostro chef, posso dire una parola, non so se va bene, sta risottando i nostri, sì, spaghetti, esattamente, sì, nel liquido delle vongole, appunto, appunto perché finiamo la cottura degli spaghetti, lo finiamo nel fondo, nel brodo di vongole. Questo, ecco, è un passaggio importantissimo. Sì. Praticamente gli spaghetti andranno ad assorbire tutto il gusto, il sapore, la sapidità delle vongole. Dobbiamo, una cosa importante, dobbiamo sempre usare padelle molto basse, però larghe, perché sì, non usiamo per un chilo di spaghetti una padellina così. Infatti. Dobbiamo sempre usare padelle larghe, perché sì, deve mantecare, deve assorbire. Infatti. A questo punto aggiungiamo il prezzemolo fresco, proprio prima di servire. È in abbondanza. Sì, 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 no, ma ci va, perché comunque il prezzemolo fa parte della cucina, marinara, la cucina di pesce, chiede acqua, chiede prezzemolo, cioè, non a caso aglio e prezzemolo sono le basi della cucina di pesce. Eccoci qua. Qua il prezzemolo, vedete, conferisce, sembra che non è niente, ma è importantissimo. No, è fondamentale. È importantissimo. Quindi ho detto tre ingredienti, allora ne sono quattro: prezzemolo, vongole veraci, pasta e aglio. E l'olio, va bene, lo consideriamo come ingrediente perché comunque lo utilizziamo sempre. Ecco qua, mettiamo le vongolette sgusciate, le facciamo amalgamare assieme alla pasta. Beh, devo dire
È un piatto velocissimo anche. È velocissimo, sì, però ha la sua importanza, ha le sue attenzioni. Mazza che belli spaghetti, chef. Eccoci qua. Diamogli importanza a questo piatto. Assolutamente, infatti era importante farlo perché non l'avevamo mai fatto ed è un grande classico che poi ci appartiene. Cioè. Wow, che bello! Devo imparare a fare anch'io così con la pinza, chef. O con un maestro, con... No, io da quando ho visto te poi ho iniziato ad utilizzare anch'io la pinza in cucina. E tu lo dicesti, se inizi ad utilizzare questa poi non ne puoi fare più a meno, ed è proprio vero. È vero. Fai tutto con quella, anche girare il sugo. Incredibile pensare che un piatto del genere è fatto con così pochi ingredienti. Eccoci qua. Io adesso non voglio peccare né di presunzione a dire che sia lo spaghetto più buono del mondo, però comunque sicuramente è uno dei migliori. Qui abbiamo proprio la pasta, una pasta buona che ha fatto la spugna, abbiamo una vongola buona che ha conferito tutti i suoi gusti, non abbiamo i sentori di bruciato, non abbiamo i sentori di affumicati, quelle fiamme, perché succede che la fiamma tante volte parte automaticamente per errore. L'importante sono le temperature. Stiamo attenti alle temperature e realizzeremo uno spaghetto alle vongole a regola di classe. Allora facciamo così, chef, se sei d'accordo, per toglierci questo dubbio, per sapere se lo spaghetto alle vongole è più buono del mondo, tra poco spegniamo la telecamera, io l'assaggio e domani ve lo dico. Ci ciao, vediamo domani. Ciao. I dolci influenzano su disbiosi intestinale e di conseguenza influenzano su abbassamento delle difese immunitarie. Anche per i nostri piccoli non devono essere presenti nell'alimentazione quotidiana.